Benvenuti da Pallacabina di Imola, quarta giornata della Serie A Gold, Pallamano Romagna contro Raimon Sassari, tutto pronto per la presentazione delle squadre. Signori e signore, buonasera, benvenuti alla Palestra Cabina per assistere alla quarta giornata di ritorno del campionato Serie A Gold, che vede in campo il Raimon Sassari e la Pallamano Romagna. Per il Raimon Sassari in campo con il numero 9 Malandrin De Oliveira Rodolfo, con il numero 4 Aladini Enrico, con il numero 5 Nardin Giovanni, con il numero 7 Mura Alberto, con il numero 8 il capitano Kerry Leonardo, con il numero 11 Bronzo Umberto, con il numero 12 Giordo Andrea, con il numero 13 Delogu Andrea, con il 15 Alikovic Damir, con il 17 Bomboi Matteo, con il numero 18 Pintori Alessandro, con il numero 22 San Paolo Valerio, con il 23 Gravuaz Josip, con il 24 Amouda Hatem, con il 33 Britic Bruno, allenatore il signor Equissan Javier Zupo. Per la Pallamano Romagna con il numero 4 Amaroli Cristian, con il numero 6 Albertini Tommaso, con il numero 7 Mazzanti Gregorio, con il numero 8 Chiarini Dario, con il numero 9 Ceroni Rinaldo, con il numero 10 Essam Mohamed, con il numero 11 Gollini Filippo e con il 12 il capitano Tassinari Fabrizio, con il numero 14 Tondini Luca, con il numero 15 Rotaru Alexandru, con il 16 Redelli Martino, con il numero 18 Di Domenico Martin, con il 25 Bandini Mattia, con il numero 64 Lombes Adrian Leonard, con il numero 88 Antic Ivan, allenatore il signor Tassinari Domenico. Dirigono la partita i signori Castagnino e Manuele. Signori, buon divertimento. È un Romagna ultimo in classifica, quota 2 punti dopo 3 giornate del girone di ritorno, che sfida la Raimon Sassari, metà classifica per i sardi, in rimonta dopo un periodo piuttosto difficile con 4 sconfitte consecutive. Ora la squadra di Zupo e Kiosan, il nuovo allenatore, sta cercando di tutto per rientrare nei playoff, ovvero nelle prime 4 posizioni, lontani in questo momento 6 punti, perché le squadre hanno già giocato, le altre squadre hanno giocato ieri, con la vittoria di Pressano contro Albatro, di Conversano nel big match contro Brixen 23-22, poi il Cassano Magnago che supera Carpi in trasferta, così come Merano supera il Rubiera sempre in trasferta, e anche il Fasano ai danni del Fondi. Poi Campus Italia a Bolzano si giocherà il 15 febbraio in recupero. Partita domenicale, posticipo domenicale, con le squadre che stanno entrando in campo, tutto pronto, gli ordini appunto degli arbitri Castagnino e Emanuele. Debutta tra le mura amiche il nuovo portiere francese del Romagna, Adrian Lombes,
che ha debuttato ufficialmente con la maglia arancio-blu nella trasferta, persa 34-20 contro il Brixen in trasferta. Palla per gli ospiti, che cominciano con Bruno Berzic, in campo anche Atem Amouad, Giovanni Nardin che tocca ora la palla, azzurro, la nazionale azzurra, esce il pivot Damir Alilkovic che riceve palla, tiro, la parata, la deviazione di Lombes, c'è cioè il gol di Alilkovic, attacca in Romagna con lo scambio tra Massanti e Rotaru e Antic, la palla arriva da Maroli all'ala come pivot Mohamed Essam e l'ala sinistra Martin Di Domenico. Ora Massanti accelera, Antic in due su di lui, la palla per Di Domenico, non ci arriva l'ala, quindi può ripartire in piena velocità, rischia di perderla, poi Malandrin fino in fondo colpisce Atem Amouda. Colpisce il 2-0 con la prima rete personale, intanto Antic, il fallo su di lui, 9 metri per il Romagna. Solita azione per vie centrali sulla tre quarti, ora Rotaru prova a accelerare Massanti sulla destra, deve tornare indietro ma c'è un fallo, vediamo, l'arbitro va a spiegare alla difesa che non può spingere. Antic fermato da Leo Chierin che incassa anche il primo giallo. Romagna sotto 2-0, partita come sempre ardua per i ragazzi di Domenico Tassinari, devono restare concentrati il più possibile. Ora c'è il fallo usato in attacco, quindi può ripartire Amouda. Berzic, la palla arriva al numero 11 che è Umberto Bronzo, c'è la sua prima rete, passati 3 minuti, 3-0 per Raymond Sassari. Vai Romagna! Dicevo che il Sassari è impegnato alla rincorsa per un posto nei playoff scudetto, e Romagna nella lotta per la salvezza. Intanto il tiro, nonostante evidente trattenuta, il gol di Antic, 3-1, il tiro di Amouda, segna la seconda rete, quindi 4-1. Lotta salvezza che vede impegnate oltre a Romagna il Secchi e Rubiera, Campus Italia no, perché quest'altro anno disputerà la Serie A Silver, Carpi, Fondi, probabilmente il Siracusa, stando alla classifica attuale. Quattro di queste squadre si lotteranno il diritto a rimanere in Serie A Gold. E una di queste sarà retrocessa in A-Silver. Ora Rotaru, Antic trova il varco, poi palleggia e segna, bella rete per il doppio personale, va in velocità e segna, anzi no, la palla esce, il tiro di Bronzo, c'è il contropiede con Amaroli che arriva ma entra in area col piede, l'ha realizzato Cristian Amaroli, ora in velocità ancora Berzic, Amouda, Nardin dall'ala, c'è il pallonetto vincente.
per la prima rete dell'ala, Bronze e Nardin sono due nel giro della nazionale, mentre in porta c'è tal Valerio San Paolo che campionato su campionati in Serie A, maglia azzurra su maglia azzurra, uno dei migliori portieri degli ultimi decenni in Italia. Ora Rotaru, Mazzanti prova a liberare Antic, deve tornare indietro, Rotaru prova a buttarsi, allora ci pensa Martin Di Domenico a segnare il 3-5. A Amodà subito il tiro, la parata di Lombesi, contropiede velocissimo di Amaroli che arriva da solo davanti a San Paolo e segna il 4-5, due reti in poco più di 15 secondi, 5:50 giocati. Raimond Ciassari 5, Romagna 4, torna in partita. Di Romagna che ora difende, Amudà, Nardin va a spezzare la difesa, ora la palla viene consegnata a Romagna per un fallo in attacco, può ripartire Antic, rischia di perdere la palla, la perde per doppio palleggio, deve rimettere da posizione migliore il Sassari, Berzic. Chiarin scambia con Amudà, i tre scambiano sulla tre quarti campo, chiama lo schema Berzic indicando Nardin, va a dare una mano a Lilkovic, Amudà contro Sam, la palla arriva proprio a Nardin che va a tirare, va a segnare un'altra grande rete, segna spesso reti spettacolari Giovanni Nardin. Questa ne è la conferma. Due, Bronzo e Nardin, sono anche i migliori marcatori con 86-73 reti per i sardi. Ora c'è il fallo in attacco, fischiato a Rotaru, può ripartire, la palla è lunga proprio per Nardin. Va a liberarsi sul intervento di Antic, la palla della girella finisce alla sinistra di Lombesi. Ora Mazzanti va fino in fondo e segna di potenza. Segna il 5-6, giocati 8 minuti esatti di partita. Romagna deve cercare di restare aggrappato all'avversario, anche se i nomi e le quotazioni dei sardi sono ovviamente dentro i migliori pronostici. Alilkovic esce, Chiarin prova il taglio ma non raggiunge il suo compagno, quindi Lombes può far partire Antic, Mazzanti per Rotaru che va fino in fondo, prova a tirare, c'è il fallo ma sono solo 9 metri ed è il pivot egiziano e Sam fa ripartire Rotaru da centrale, Mazzanti, Rotaru e Antic, sempre loro tre provano a liberarsi, ora Mazzanti viene bloccato sui 10 metri. Ora prova Antic in mezzo a due, viene fermato ancora. Sam sui 9 metri fa ripartire il terzino croato. Ora Rotaru prova altri 9 metri, c'è già il braccio alzato del passivo degli arbitri. Vediamo il tiro probabilmente immediato di Antic, anzi no, la passa a Rotaru che tira ma non beffa San Paolo che si tuffa alla sua destra in stile calcistico e devia con la rimessa dal fondo che
rilancia i sardi. Ora Mazzanti prova a tenere staccato box to box, box one anzi. Chierin, che infatti è molto lontano dai 9 metri, ora prende la palla, si avvicina, un passaggio, un assist al bacio per Damir Alinkovic. Segna la seconda rete, tre uomini con due reti per i sardi e Antic con le prime due reti segnate per il Romagna, 7-5 punteggio. Molto più lunga e costruita l'azione del Romagna in questi primi 10 minuti e 30 di gioco. Ora c'è l'anticipo netto, poi va fino in fondo in contropiede, c'è il contrasto, c'è l'infrazione di passi. Umberto Bronzo con il corpo, con il petto, si è opposto a Antic senza commettere fallo, quindi nulla di fatto. Esce Sam sulla linea dei terzini, si scambiano Mazzanti e Rotaru, prova a trovare un varco, viene trattenuto da Muda. Fallo di Chierin su Rotaru. Romagna alla ricerca della prima vittoria in campionato. Cerca il guizzo in questa stagione dopo i due pareggi casalinghi contro Campus Italia e Secchia Rubiera nel girone d'andata. Ora ancora Bronzo che si tuffa, ma il tuffo di Mazzanti lancia Alex Rotaru, che segna trovando il pertugio giusto in mezzo alla difesa. Ora forse per una delle prime azioni gioca ragionato il Raimond senza spingere troppo sull'acceleratore come ha fatto in precedenza. Ora Muda cambia con Berzic, prova a accelerare ora Chierin per Muda dal centro, scambiano i due, non trova il varco, bene la difesa dei Romani in questo momento che chiude bene. La palla è lunga per Bronzo, esce, Chierin tira la botta e quando Romagna difende bene rende più complicato ovviamente la costruzione del tiro facile per gli avversari. Ora Antic nell'uno contro uno viene fermata, Maroli non riesce a buttarsi. Cioè, ancora Rotaru, Mazzanti. Di Domenico viene dalla mano della costruzione. 13 giocati, Romagna sotto di uno. Essam, Antic, ora Rotaru va fino in fondo, ancora Antic, a palla per Essam, viene trattenuto da due, l'arbitro non vede il fallo, quindi può andare in contropiede a Lilkovic, nonostante l'intervento in contrasto di Amaroli. Segna il doppio vantaggio, quindi 8-6. Il primo in serata raggiunge le tre reti, Damir Alinkovic. Ora Maroli. Entra in campo per il Romagna come terzino sinistro. In questa azione Dario Chierini. Ora le rotazioni con Rotaru che si butta, c'è il fallo di sfondamento. Può ripartire in velocità, Amuda contro Chierini, Berzic, Alinkovic, quando giocano in piena velocità si nota la differenza della classifica da questi particolari. Entra in campo per il Romagna Martino Redaelli al posto di Adrian Lombes. Ora la palla al centro, c'è la rete in tuffo di Mohamed Essam.
Allora, Berzic, vediamo, è entrato anche a pivot Alessandro Pintori. Al posto di Damir Aljkovic, che ha realizzato finora 4 reti. Comincia a fare ruotare il Kijoin, i suoi uomini. Ora la bella rete in elevazione di Umberto Bronzo. 7 Romagna, 10 Sassari. Antic fermato da Aljkovic, che torna per la difesa. Troppo importante la difesa di Kerin, Aljkovic e Amudà. Allora, c'è la pulizia del campo finora, 4 per Aljkovic, 2 a testa per Amudà, Bronzo e Nardin. Dall'altra parte in 5 segnano una rete con Di Domenico Maroli, Mazzanti, Rotaru e Sam. E Antic è fermo a 2. Entra in campo anche per il Romagna il capitano Fabrizio Picio Tassinari a guidare con la sua esperienza un momento importante della partita, in quale il Romagna deve cercare di restare aggrappato. Era arrivato a un gol di distacco, ha sbagliato l'occasione del pareggio, ora perde la palla ancora all'attacco, quindi può ripartire. Berzic che predica calma, poi accelera all'improvviso Amudà. Ora è lui a rallentare. Resta in campo Aljkovic e invece Kerin. Perse spazio a Rodolfo Malandrin, che fa il suo debutto in partita. Malandrin, la palla per Bronzo, torna indietro per Berzic, Amudà, prova la botta, la parata! La parata di Redelli, che fa ripartire Romagna. Antic rallenta il gioco, riparte da Tassinari. Chiarini, ancora Tassinari per il terzino croato. Tassinari testa bassa, Chiarini viene, subisce uno scontro da Amudà. L'arbitro fischia solo i 9 metri, può ripartire, attenzione, c'è la pulizia del campo. Anzi no, fa ripartire e Sam, Antic, Tassinari, finta di corpo, poi Chiarini va fino in fondo, ma c'è un fallo sui 9 metri, ancora il pivot egiziano, classe 2001, alla prima stagione a Romagna. Antic, Tassinari, la palla è larga per Amaroli, non ci arriva, l'ala fa intina e quindi può ripartire. 17 e 50 giocati, vediamo, attenzione, l'arbitro interrompe il gioco, c'è l'ammonizione per Mohamed Essam. Esce intanto Atem Amudà, il terzino sinistro, arriva Josip Gerbavas, uno comunque dei migliori realizzatori, che è rimasto finora in panchina a testimoniare della qualità di questa squadra, bosniaco, scusate, il croato. Infatti Antic è andato subito a salutarlo, ora intanto c'è la rete di Bronzo, terza rete per lui. Esce Di Domenico per il Romagna, entra Mattia Bandini sull'ala sinistra, ora attacca Chiarini, Tassinari, meno 4 per il Romagna. Chiarini per via centrale, Antic cerca il varco, poi allarga per Tassinari che è fermato. Ora
da quest'altra parte, ancora Tassinari, ancora fermato, il tiro, la parata di San Paolo, la palla vaga fuori dall'area, quindi può ripartire Garbavas, la palla è alta per Chierin, riesce comunque a farla arrivare a Bronzo, che segna una rete estremamente difficile e particolarmente spettacolare. Le ultime tre reti della Sassari sono di Umberto Bronzo dall'ala destra. Ora il vantaggio per i sardi è di 5 reti, dal possibile pareggio sul 7-6 si è passati al 12-7, un parziale di 5-1 che sta fermando i romani. Ora c'è il fallo su Ivan Antic, 9 metri con Essam, Chiarini sulla destra, il capitano fa girare Bandini, torna la palla indietro, prova a palleggiare, allarga, la palla molto alta per Amaroli che rischia di non prenderla, poi la palla in due su Dario Chiarini, 9 metri, Tassinari, c'è il gioco passivo, deve tirare, palla per Antic, la parata ancora di Valerio San Paolo. Garbavas, vediamo, infrazione di passi di Josip Garbavas. Nove minuti all'intervallo, 7-12 per Sassari. Tassinari fino in fondo, c'è il fallo da difesa, il muro centrale della difesa di Sassari è veramente enorme. Ora si libera per il tiro Ceroni, dall'altra parte va in rete in tuffo nel contropiede Giovanni Nardini. Ora cominciano a essere parecchie le reti, esce di nuovo, esce Redelli, rientra Adrian Lombes. 8 minuti all'intervallo. Tassinari, Rotaro in campo, esce Ceroni da pivot, la palla arriva Bandini, la parata di San Paolo sul tiro dall'ala, quindi può ripartire Garbavas con Nardin, Berzic, Malandrin, si cambiano ancora loro con Alinkovic al centro come pivot, va il tiro, la palla è alta, il tiro di Malandrin, Rodolfo Malandrin. Può partire Romagna che prova a spingere un po' con Rotaro, Ivan Antic, finta il passaggio, Rotaro in due su di lui. Leo Chierin, 40 anni, ha in mezzo alla difesa e anche all'attacco, davvero un esempio per tanti pallamanisti. La sua longevità sportiva e fisica, oltre che di esperienza, per essere a 40 anni a questi livelli è davvero un qualcosa di importante. Ora Tassinari chiama lo schema, Ceroni si sposta da pivot, prova a tenere il varco, Tassinari è larga per Otaru, va in velocità, rischia di perderla sull'intervento di Nardin. Tassinari, c'è il time out,
chiesto da Domenico Tassinari. 6 minuti esatti alla fine del primo tempo, Romagna 7, Raimon Sassari 13. Il tabellino fino a questo momento vede 4 reti per Umberto Bronzo e Damir Alinkovic, 3 reti per Giovanni Nardini e 2 per Atem Amudà. Per quanto riguarda Raimon Sassari, mentre per il Romagna 2 reti per Antic, una testa per Di Domenico Amaroli, Mazzanti, Rotaru e Mohamed Essam. La prossima partita in Romagna sfiderà sabato 28 il Merano, che ha appena superato il Rubiera 32-25 in trasferta. Sarà altrettanto dura per i Romani andare dalla seconda in classifica a giocarsela sabato prossimo, mentre il Sassari ospiterà sempre sabato 28 il Conversano, che ha appena superato la capolista fino a ieri imbattuta della Girona, ovvero il Brixen di Davide Dado Bulzamini. Riparte il gioco con Ceroni che fa girare Tassinari, che prova a buttarsi, poi Rotaru. Antic va fino in fondo, trattenuto, ma riesce comunque a segnare. Esce intanto Leo Chierin. Alinkovic aspetta Berzic, che scambia con Gerbavas. Andrin, ancora Gerbavas, in velocità tocca col piede, intercetto Amaroli, la palla non arriva a Nardin che rimette in gioco ora. Gerbavas rischia di perderla, poi la perde, Ceroni non se la sente di lanciare, ora lo fa Antic per Bandini, la palla resta lì, vediamo il tiro alla rete, ma è entrato, ha toccato la riga Amaroli. Dall'altra parte un tiro libero di Alinkovic, troppo largo, ha coperto bene in uscita Adrian Lombes, sfiorato l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere francese, quindi niente di fatto in queste ultime due azioni super veloci con il Romagna che attacca ora con Antic, Tassinari, è rientrato in campo Di Domenico che va a dare una mano come secondo pivot a Ceroni nello schema chiamato da Tassinari. Ora Rotaru, Antic prova a alzarsi, un tiro sopra un metro rispetto alla traversa. Ancora meno 5, attacca Gerbavas, va fino in fondo, c'è il fallo di Ceroni sull'azione data, iniziata da Leo Chierin, che ora va a scambiare di posizione, esce Chierin, entra Bruno Berzic. Un altro che in questi campi, in questa categoria, ha passato la carriera. Ora Gerbavas viene spinto, Malandrin rischia di perderla, poi la perde, Tassinari lancia veloce Amaroli, che però si trova la difesa quasi schierata. Ora Rotaro fino in fondo, rischia nel passaggio a Di Domenico. Ora con calma in Romagna, 3 minuti alla fine, meno 5, rischiato di perdere la palla in contropiede. Capitano Tassinari accelera, viene fermato da 2, prova il tiro, solo 9 metri per il Romagna. Ancora Tassinari, Rotaru,
anticipa il capitano il tiro sopra traversa nonostante il tuffo contro il palo di San Paolo. Speriamo che non abbia avuto problemi, quanto pare no. Ora Gerbavaz, c'è time out chiamato da Zuppo e Kishoin a 2 minuti e 10 secondi dall'intervallo. Ripetiamo i risultati della giornata di ieri, in quanto Romagna-Sassari è un posticipo. Albatros-Siracusa 28, Pressano 31, il Conversano che supera 23-22, il big match di giornata e forse dell'intero campionato, 23-22 contro il Brixen di Davide Buzzamini, due mordanesi doc. L'allenatore del Conversano Alessandro Tarafino supera Davide Buzzamini. Cassano 35-28 a Carpi, Merano 32-25 a Rubiera, Fasano 29-28 a Fondi e Campus Italia Bolzano è rimandata al 15 febbraio. 2 minuti e 10 secondi all'intervallo di Romagna-Sassari con la Raimond che attacca Berzic, chiama lo schema, parla a distanza con Nardini che infatti ora va a tagliare in mezzo all'area, in mezzo ai pivot, la palla Berzic, arriva Lilkovic, il fallo di Rotaru. Vediamo che l'arbitro interrompe il gioco. Probabilmente c'è un problema il pallone, ora può ripartire Gerbavas, Berzic, la parata di Adrian Lombes che fa ripartire in velocità Ivan Antic che resiste a un contrasto, Rotaru va su in elevazione, segna la sua seconda rete, bel gol in transizione, ripartenza del Romagna, vediamo tempo fermo, 1:20. Vediamo. Uomo in meno per la Raimond Sassari, gioca con l'extra player in questo momento. Uomo in meno per il Sassari che quindi chiuderà la frazione in inferiorità numerica, ora il portiere è in panchina, gioca con l'extra player, a porta sguarnita, ora Amudà, Malandrin, Berzic, ancora Berzic, palla arriva Nardin che aggancia il tiro, palo gol, un'altra grande rete, due reti consecutive per Nardin. Ora vediamo, l'arbitro fischia un fallo di sfondamento contro il Romagna, 42 secondi, vediamo Linkovic che ha messo male la caviglia o forse ha ricevuto un colpo con quella gamba, niente di che, si sta camminando regolarmente verso l'area avversaria, quindi può ripartire, mancano 30 secondi all'intervallo, cerca l'ultimo possesso Sassari, Berzic, fallo di Mohamed Essam, Alinkovic, tanto passano i secondi, mancano 12 all'intervallo, tiene la palla, vuol far finire l'azione con la palla in mano, il Sassari, c'è il fallo ai danni di Damir Alinkovic,
finisce il tempo, vediamo. Il rigore verrà chiaramente tirato, l'arbitro non aveva fermato il tempo, quindi rigore allo scadere. Andrà dai 7 metri Atem Amuda contro Adrian Lombes, l'arbitro fischia, c'è la rete di Atem Amuda, la terza rete personale. Finisce quindi 15 Raimond Sassari, 9 Romagna. Restate con noi, con i nostri sponsor. Un saluto da Carlone Dall'Aglio, rimanete collegati.
Bentornati dalla Romagna, da Imola nello specifico. Questa è la palla cavina. Pallamano Romagna contro Raimond Sassari, quarta giornata di ritorno, secondo tempo. La prima frazione finita 15-9 a favore degli sardi, che hanno segnato con Giovanni Nardini, Umberto Bronzo e Damir Alinkovic, 4 reti, 3 reti per Atem Amudà. Solo in 4 i realizzatori degli ospiti, mentre per il Romagna 3 Antic, 2 Rotaru, 1 a testa per Di Domenico, Amaroli, Mazzanti e Mohamed e Sam. Agli ordini degli arbitri Castanino, Emanuele. Le squadre stanno raggiungendo il loro posto per avviare la ripresa. Dicevamo della classifica, Coromane che guarda tutti dal basso con 2 punti buoni, arrivati dai 2 pareggi casalinghi con Campus Italia e Secchi Rubiera nel girone di andata. Secchi Rubiera che è la squadra più vicina a 4, poi 5 Carpi e Campus Italia, quindi Fondi 10, Siracusa 13, queste sono le squadre che verosimilmente si contenderanno la salvezza su Ondi Playout, mentre Campus Italia il prossimo anno sarà sicuramente già in A Silver. Raimond Sassari invece, insieme a Cassano Maniago 19, quindi Bolzano 20, che dovrà recuperare la partita il 15 febbraio contro il Campus Italia, poi il Pressano 23 e ora Fasano Conversano 25, Merano 26, 31 Brixen. Queste 4 le squadre che attualmente sarebbero qualificate per il playoff scudetto. Tutto pronto. Per la ripresa. Gli arbitri stanno verificando la porta alla sinistra dei tifosi, quella difesa da Valerio San Paolo. Valerio San Paolo che finora ha fatto una ottima prestazione con parecchie parate nel momento importante. Romagna era arrivato a una rete dal pareggio, poi si è trovata sul meno 6 con cui inizia la ripresa. Gioca con l'uomo in più in Romagna per l'esclusione di 2 minuti poco prima della fine del primo tempo di Gerbavaz. Quindi in campo Tommaso Albertini sulla destra al posto di Cristiano Maroli in questa via di ripresa. Mazzanti, Rotaru con Antic che prova ad andare a palla per Sam, la parata, ma c'è il fallo sul pivot, quindi primi 7 metri della partita per Romagna. Vediamo Ivan Antic contro Valerio San Paolo. Il tiro è la rete. Quindici-10. Con il la Raimond Sassari fa già la palla da Bronzo ad Amudà, toccando anche per Alilkovic. Ora Amudà, Antic aggressivo sui portatori di palla, bisogna stringere per recuperare la palla. Ora c'è però il fallo ai danni di Alilkovic. L'arbitro fischia i 7 metri,
Atem Amuda contro. Lombes. Più 6 per Raimon Sassari che ora difende, vediamo la rete annullata perché Antic ha tirato dopo il fischio per il fallo di Bronzo. Mazzanti scambia con Antic, poi con Rotaru, cerca lo schema, carica la rincorsa Rotaru, Mazzanti può allargare, rischia qualcosina Antic, ora prova ad accelerare per buttarsi dentro, c'è il fallo, solo 9 metri per Romagna, con Essam, ora Mazzanti, Rotaru, Mazzanti si alza in elevazione, c'è ancora la mano, le due mani anzi di Valerio San Paolo, Kerin, Berzic al volo, l'assist volante per Alinkovic, che segna la sua quinta rete. Meno 7 dopo 3:30. Mazzanti, Ivan Antic la prova, la botta a Rotaru, ma sfiora la traversa, si può ripartire. Amuda che va fino in fondo, Kerin, Amuda, Kerin, poi Berzic che dice calma. Ricominciamo con l'azione centrale, senza forzare. Berzic gestisce con molta calma questa azione. Allarga per Amuda, Kerin prova la botta, c'è la parata. Si accovaccia sulla palla Lombes, dà un'iniezione di fiducia ai suoi compagni. Che ora vanno con Antic, va fino in fondo, l'arbitro fischia solo i 9 metri anche in questa occasione, il tempo non si ferma, 4:40 giocati. Rotaru ancora con Antic, Mazzanti chiama Di Domenico che prova a uscire, è pronto a venire a tagliare. Ora Rotaru va fino in fondo, viene trattenuto, buttato a terra e c'è il fallo di Bruno Berzic che riceve i 2 minuti. Ivan Antic si pone sui 7 metri. Seconda inferiorità numerica della partita, una la prima di Gerbavaz a cavallo dei due tempi, ora dopo 5 minuti e 14, ora il cronometro è fermo. Vediamo un clima di totale fair play tra le due squadre con Antic, Alinkovic e Amuda che si scambiano la palla, si parlano in totale armonia, così come dovrebbe essere nella normalità. Tanto vediamo, sono gli arbitri che ora danno l'ok per andare al tiro con Antic contro San Paolo, il fischio e la rete di Ivan Antic, 2 rigori per lui realizzati in quel secondo tempo, 17-11 però per il Raimon Sassari. Bronzo Leo Kerin, un
Gerbavac, extra player per Zupo e Kisoin. Senza portiere, quindi Raimond Sassari. Ora c'è il braccio alzato, para Lombes, c'è la porta sgornita, il passaggio lungo e c'è la rete di Martin Di Domenico. Azione che infiamma il Palacavin, che si è nel frattempo riempito con un ottimo numero, un'ottima risposta dei tifosi locali, nonostante una veste stranamente domenicale del turno di Serie 1 o Serie Gold, che dire si voglia. Ora perde, rischia di perdere la palla, poi Leo Chierin, Bronzo, c'è il braccio alzato, deve evitare il gioco passivo, Chierin, la palla arriva all'ala, Nardin, la parata ancora di Adrian Lombes. Attacca in velocità e Romania, la palla però viene intercettata da Nardin che va fino in fondo, il tiro e c'è il fallo, viene fischiato fallo ad Antic nel momento del tiro. Viene dato cross solo i 9 metri per la Raimond Sassari. 7 minuti giocati, meno 5 per Romania, le due parate consecutive di Lombes hanno dato una fiammata d'orgoglio ai padroni di casa. Ora Albertini che prova a tenere fuori Amudà dall'attacco, perde la palla Leo Chierin, ma c'è il fallo, ancora 9 metri. Ancora inferiorità numerica, anzi no, c'è intanto l'altra parata, ancora di Lombes, parità numerica ora. Anche nell'azione precedente, ora Ivan Antic va fino in fondo e Sham viene trattenuto, realizza Mohamed Sham, vediamo la decisione arbitrale, 2 minuti di esclusione per Damir Alilkovic, tempo fermo, 8-0-9 giocati, vediamo l'arbitro va al tavolo per chiarire l'esclusione dei 2 minuti di Alilkovic. C'è la seconda rete di Mohamed e Sam, quindi meno 4 dal meno 7, dal meno 7, 3 reti consecutive del Romania hanno ridotto a 4 il divario. E se intanto Gerbavac, ora rientra Bruno Berzic a gestire, Nardine Bronzo, le ali, Chierin, Pintori che va in simil pivot, poi Amudà in campo per Zupo e Kisoin. Prova ad andare in velocità Raimond Sassari, vediamo il fallo, fallo, attenzione, vediamo 2 minuti di esclusione per Mohamed Sam e 9 metri per la Raimond Sassari. Vediamo che l'arbitro però si reca dal tavolo, 8:32, può ripartire, vediamo, si può ripartire, gli ultimi segnali al tavolo, può ripartire Raimond Sassari, a palla per Bronzo, la parata con la mano di ritorno di Adrian Lombes che sta mettendo la sua firma. Ora esce lui e c'è l'attacco con l'extra player per il Romania, entra in campo Rinaldo Ronni Ceroni come pivot,
Ora Mazzanti va a fare il doppio pivot, palla arriva, vediamo che c'è il fallo su Albertini che cade anche piuttosto male, c'è il tempo fermo 9-16, speriamo niente di grave, solo un po' di spavento per l'ala destra, c'è il rigore, quindi 7 metri, le due squadre in questo momento stanno giocando con l'uomo in meno, Antic contro San Paolo, e c'è ancora la rete, sesta rete di Ivan Antic in Romagna, ha resistito, ha superato il momento peggiore sul meno 7, ora si trova a meno 3. Con 20 minuti e 20 secondi da giocare, ora accelera ancora Amudà, Kerin, Bronzo non riesce ad andare a tirare per l'ottima difesa di Domenico, rischia nel palleggio Amudà, poi può ripartire lo stesso Atem Amudà, la palla arriva faticosamente a Bronzo, Leo Kerin c'è il braccio alzato del passivo, il tiro e la rete, poi vediamo anche i due minuti fischiati, intanto la rete di Bruno Berzici, due minuti fischiati a Rinaldo Ceroni. Azione che da una parte raffredda molto gli animi in casa, avevano ritrovato il meno 3, ora si trovano in doppia inferiorità numerica. Quindi gioca ancora senza portiere, ma con la doppia inferiorità numerica gioca lo stesso con l'uomo in meno in attacco. E in più con la porta sguarnita Romagna. Vediamo, Antic viene trattenuto. Entra Mohamed Sam, quindi con l'extra player 6 contro 6 giocatori di movimento. Antic prova il varco, viene fermato, Mohamed Sam si tuffa per impedire almeno il contropiede. Berzic, Amudà va in salto, una fucilata. Il Romagna con Antic, è rientrato in campo Amaroli sulla destra, Mazzanti, ora c'è una difesa quasi ad uomo fuori sulla tre quarti campo del Sassari, Mazzanti trova il varco e segna un gol clamoroso nonostante il contrasto. Questo è il Gregorio Mazzanti, ammirato l'anno scorso in Serie A2 in cui faceva sfracelli, quest'anno deve ancora trovare totalmente l'equilibrio, un infortunio a metà del girone di andata gli ha impedito la crescita in stagione, molto dipende anche dalle prestazioni di Gregorio Mazzanti per la salvezza del Romagna. Intanto segna ancora Bruno Berzic, seconda rete per il centrale della Raimon Sassari. Classe 1987. Ora Ivan Antic, Rotaru, c'è lo scontro con Amudà, c'è il fallo in attacco, sfondamento, ora Berzic, Leo Kerin trova l'angolo basso e in poco più di 3 minuti
Raimon Sassari si è portata di nuovo sul più 6 con un parziale di 3-0. Ora, in parità numerica ora i ragazzi in campo. Ora Antic, c'è il fallo, ma l'arbitro fischia il fallo in attacco, concedendo la palla ai sardi. Ancora Bruno Berzic che chiama l'attacco veloce dei ai suoi compagni. Ora Kerin va a finire addosso di Ivan Antic, che resta a terra, probabilmente un colpo nelle parti basse, dato col ginocchio dritto per dritto. Chiaramente un contatto involontario, stava cercando il tiro, lascia il campo, anzi vuole, chiede di rientrare. Ora c'è solo una contusione dove fa più male. Ora cerca di resistere nel momento più delicato del match, dove in Romagna non può cedere. Onde evitare il tracollo, allora attacca con il capitano Luiz Tassinari. Mazzanti, ancora Mazzanti, prova ad andare fino in fondo, tira mentre stava cadendo sul contatto della difesa. 14 minuti, 10 giocati. Raimond Sassari 21, Romagna 15. Ora Tassinari, Antic, Tassinari, prova l'uscita a Mudà e va a segno Ivan Antic. 7 reti per Ivan Antic, trascinatore con le sue reti di questa squadra, in attesa di Victor Alonso Garcia, che sta seguendo i suoi nuovi compagni dalla tribuna. Non è ancora arrivato il trasferimento, intanto vediamo palla bagnata, secondo Kirin l'arbitro va a cambiare la sfera. Dicevamo di Victor Alonso Garcia, nuovo terzino della Romagna, che debutterà a questo punto molto probabilmente, se arriverà il trasferimento dalla squadra della prima categoria kosovara. Debutterà quindi sabato 28 gennaio a Merano. Questa almeno la speranza, visto che non si è potuto utilizzare quest'oggi, la speranza della società. E vedremo se anche Victor Alonso potrà dare una mano a questa squadra in questo finale di campionato. Ora Giovanni Nardin è caduto non troppo bene nel contrasto. Ora però si rialza, speriamo, niente di che. Sette metri con Atem a Mudà, vediamo, due minuti. Ad Ivan Antic, 15 e 17 giocati, Romagna nuovamente in inferiorità numerica. Meno 5 e 7 metri per Raimon Sassari. Non la situazione migliore per gli arancioblu. Che si trovano ora con Martino Redelli, che prova a intuire il tiro di Atem Amudà, ma non riesce. Sesta rete per lo straniero del Raimon Sassari. Entra in campo ora Luca Tondini come terzino sinistro,
centrale Tassinari, terzino destro Gregorio Mazzanti, provano a girare la palla, provano a intervenire anche i due ali, Amaroli e Di Domenico. Ora c'è la difesa alta di Nardin e di Cherin. Mazzanti, stanno oltre i 12 metri i romagnoli. La difesa di Cherin su Mazzanti, c'è il braccio alzato, deve tirare in Romagna. Tassinari prova ad andare, infrazione di passi per il capitano, può partire Cherin. Berzic a Mudala, palla arriva velocemente a Nardine, c'è la parata di spalla di Adrian Lombes, che ora lascia il campo per fare l'extra player. 16-22, mancano 13 minuti e 10 secondi alla fine. Tondini, che ricordiamo è in classe 2005, ora attacca Mazzanti, fermato da Nardin, 9 metri. C'è già il braccio alzato per il passivo. Tassinari, Tondini, viene trattenuto anche Tondini da bronzo. Cioè deve essere il tiro praticamente immediato. Ci prova Tassinari, cerca e trova l'angolino basso in diagonale. La sua prima rete in serata, meno 5, quando mancano 12 minuti e 20 secondi alla fine della partita. Meno 5 per il Romagna, che difende sull'attacco di Berzic, Cherin, Amuda, ancora Berzic, Cherin, Amuda, taglia la difesa, si trova dall'altra parte Cherin, difende bene il Romagna, non permette il passaggio facile, c'è l'intercetto, si tuffa anche Amaroli, ma la palla è stata toccata col piede, c'è il braccio alzato, intanto fa perdere tempo con destrezza Amuda. Ora ferma il cronometro l'arbitro dopo che erano già passati 10 secondi, quindi attacca, c'è il tiro immediato di Amuda probabilmente, anzi no, il passaggio per Alinkovic, che è un gran schema questo di Damir Alinković, trova Alinković come realizzatore, sesta rete per lui. Ora Tondini cerca di allargarsi, palla è di nuovo fermata col fallo. Antic, palla viene intercettata probabilmente col piede, l'arbitro non se ne accorge, quindi può ripartire Berzic sul più 6. Cherin senza nessuna fretta, Raimon Sassari, 11 alla fine, più 6. Tribuna un'altra volta bella corposa, quella che sta seguendo questa partita. Intanto c'è il time out di coach Xavier Ciuppo e Kisoin sul più 6. 19 minuti, 14 secondi giocati. Dicevamo, nessuna fretta per Raimon Sassari, che deve gestire un buon vantaggio, 6 reti. Sei reti che sono anche quelle realizzate da Damir Alinković e da Atem Amuda, 7 invece quelle di Ivan Antic, che al momento è il top scorer della partita. Tutto pronto, gli arbitri Castagnino e Emanuele chiamano le squadre in campo. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno a Carlo Andrea Tori, uno dei principali giornalisti
conoscitori della pallamano italiana nazionale, soprattutto della Serie A, da decenni, da tanti decenni. Una firma del giornalismo sportivo italiano, non solo locale. Tanti auguri Kat, intanto attacca la Raimon Sassari con Amudà, la palla è per Malandrin, tiro alto sopra la traversa di Amudà. Quindi penso l'occasione, torna in campo Tassinari per guidare l'azione. Da una parte Ivan Antic, dall'altro Luca Tondini, alle ali Amaroli e Di Domenico con Sam pivot per il Romagna. Ora il capitano prova a prendersi sulle spalle la squadra. Tondini, che è il più giovane in campo, rischia di perderla, ma c'è il fallo. 9 minuti e 40 secondi alla fine. Il tempo comincia a stringere. Tassinari, spinto da Malandrin. Tassinari, palla all'indietro, ancora dietro per Tondini, che allarga per Martin Di Domenico alla sua terza rete in serata. 23-18, mancano 9 minuti e 15 alla fine. Attacca Rikovic, Amudà, Malandrin, la parata di Adrian Lombes. Tondini, la palla è per Amaroli in zona pivot, il tiro viene ribattuto da Valerio Sampaolo. Ma vediamo, Bruno Berzi ci aspetta Rikovic, che torna in attacco dalla difesa. Ora mancano 8 minuti e 30 alla fine. Palla persa per la Raimon Sassari, contropiede Di Domenico, è solo contro San Paolo. Rete clamorosa di Domenico, quando si esalta è davvero imprendibile. Martin Di Domenico, quarta rete, la seconda consecutiva, e Romagna torna sotto a meno 4 quando mancano 8 minuti esatti. Ancora presto per poter definirla riaperta questa partita, ma sicuramente Romagna non ha avuto il tracollo che ha avuto in altre occasioni e sta cercando di vendere cara la pelle. Ora Malandrin rischia, c'è il fallo, vediamo. 2 minuti di esclusione per Mohamed Essam sul più bello. Ora vediamo altri 2 minuti, 4 minuti di esclusione per Mohamed Essam, quindi c'è l'espulsione. Se non andiamo errati, c'è l'espulsione di l'espulsione del pivot egiziano Mohamed Essam, che sta già abbandonando il campo. 2 minuti che diventano 4 per le proteste. E Romagna era riuscita quasi a riaprirla, arrivando a meno 4. Ora per 4 minuti giocherà con l'uomo in meno. Intanto Lombes ci mette una pezza ed esce per fare l'extra player. Tassinari, Antic, poi c'è Amaroli, Di Domenico, Tondini, ora scambiano tutti in campo. Ceroni come pivot,
Tondini, finta il tiro, Antic viene trattenuto, Di Domenico non ha lo spazio per prendersi il tiro. Antic, la palla viene persa, poi c'è il fallo dello stesso Antic. Nardin segna. Ancora l'uomo in meno, in attacco con l'extra player, però per almeno poter attaccare in parità numerica negli uomini di movimento con gli arancio blu che provano con Rotaru. Tondini, intanto rientra l'ombest tra i pali. Tassinari, c'è l'intervento coi piedi e quindi la palla è per Ceroni dai 9 metri, mancano 6 minuti. Ancora circa 2 in inferiorità numerica per il Romagna. Ora viene spinto Rotaru, c'è già il braccio alzato per il passivo, quindi deve accelerare Romagna. Il tiro di Bicio, Fabrizio Tassinari, che come prima prova il diagonale improvviso. San Paolo è coperto dalla difesa, non riesce a vedere la palla e quindi Romagna ancora meno 4, inferiorità numerica. Ora attacca Berzic a Mudà. Malandrina, palla per Bronzo, il tiro e la rete. Segnano le due ali, Nardini e Bronzo. In questo, nel momento in cui Romagna stava recuperando, ancora un minuto e mezzo circa di inferiorità numerica, attacca Romagna con Ceroni, Tondini, Rotaru, Tassinari, Amaroli. Rotaru prova ad andare, perde la palla, Tondini la palla, gli rimbalza in mezzo alle gambe. Vediamo lo sfondamento e danni di Tassinari, può ripartire il capitano arancio blu per l'ennesima azione. Ricordiamo 4 minuti in inferiorità numerica per gli uomini di Tassinari, per la doppia esclusione per 2 minuti di Esamo, che ha portato al rosso il pivot egiziano. Ora Ceroni, Tondini viene ribattuto da Bronzo, c'è il braccio alzato del passivo. Tassinari, fallo sui 9 metri. Rientra l'uomo, quindi parità numerica. Quando mancano 3 minuti e mezzo, il tiro di Tondini, c'è il fallo di Bronzo. Deve tirare immediatamente Romagna, c'è solo un tocco per il tiro. Ora Ceroni, tempo fermo, vediamo. Tassinari viene fermato, vediamo 2 minuti di esclusione a Malandrin. A Rodolfo Malandrin. Ora per 2 minuti Romagna giocherà in superiorità numerica. Mancano 3 minuti e 18 secondi, è davvero ardua, sono 5 le reti. In una delle pochissime occasioni Romagna arriva a questo punto della partita in stagione con questo margine da recuperare. Normalmente è già capitato di essere già chiusa la partita, c'è lo sfondo però per l'attacco del Romagna e quindi cominciano a chiudersi un po' i sogni e le speranze degli arancioblu. In porta Redaelli, Amuda, Berzic, 2 minuti e mezzo, poco più.
con l'uomo in meno, con l'ex player, cioè a porta sguarnita. Raimon Sassari attacca con Kerin, Amudà, Berzic, scambiano i tre. Per perdere la palla c'è il fallo fischiato a Kerin. Non riesce a sfruttare la superiorità numerica in questo attacco degli avversari romani. Per il fallo su Kerin. Alza il braccio per il passivo. C'è la parata di Redaelli. Riparte Di Domenico Tondini. La palla è lunga per Amaroli che va al tiro. C'è la parata di San Paolo. Ceroni prova a strappare la palla. Non riesce a tirare ma mantiene vivo l'attacco della Romagna. Un minuto e mezzo, meno 5. Comincia a chiudersi pian piano il sipario su una partita che comunque ha visto in Romagna sempre in partita. Ora il contropiede, va Nardin da solo contro Redaelli, segna la sua sesta rete, il più 6 anche per i sardi. Un minuto esatto alla fine. Cominciano a festeggiare i giocatori della panchina, ospite chiaramente, ormai non c'è più nulla da dire riguardo alla vittoria della Raimon Sassari, c'è solo da determinare la vastità del vantaggio. Intanto segna Rotaru. Secondi esatti, vediamo l'arbitro che sta dialogando con, sta aspettando, non capiamo esattamente il motivo. Ora comunque attacca forse l'ultimo possesso della partita, Berzic con Gervabas, può ripartire Romagna, l'ultimo possesso dei padroni di casa. 10 secondi alla fine, sono 8, sono 6 adesso. Tondini Rotaru si alza, il tiro alla rete di Rotaru che allo scadere chiude sul 22-26. Finisce qua la quarta giornata di ritorno con il Romagna 22, Raimon Sassari 26. Rapidamente i tabellini, 6 reti per Giovanni Nardini, 1 per Leonardo Kerin, 6 per Umberto Bronzo, 6 anche per Damir Alinkovic, sono 6 anche per Atem Amudai, 2 per Bruno Berzic, per il Romagna 7 per Ivan Antic, 4 per Martin Di Domenico, 1 per Cristian Amaroli, 2 per Gregorio Mazzanti, 4 per Alex Rotaru, 2 per Mohamed Essam, espulso a 8 minuti dalla fine, e 2 per Bicio Fabrizio Tassinari. Raimon Sassari vince meritatamente sul campo della Palacavina, gli applausi anche per il Romagna che lotta fino alla fine, fino a quasi gli ultimi 8 minuti, cedendo di misura contro una delle grandi protagoniste di questa Serie A Gold, ovvero la Raimon Sassari, che si prende anche il saluto da Raimon Sassari della Palamano Romagna, con l'ausilio di Walter San Giorgi al video, della preziosa regia di Roberto Zanzi, da Carlone e dall'Aglio. È davvero tutto, un saluto alla prossima partita da Palamano Romagna.